Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e sono qui per il mio primo video su Clash Royale. Bene sì, ho deciso di fare un video anch'io come ha fatto Ricky su Clash Royale perché è un gioco a cui gioco molto. Come potete vedere sono a 4000 coppe, insomma sono arena leggendaria, non riesco ad andare oltre lo sfidante 1. Ultimamente non riesco ad arrivare al sfidante 2 anche perché ci sono gente con mazzi veramente alti, con tutto mazzato. Oh sì, molte comuni al 12, come potete vedere, ho il gigante royale, la scarica, gli sgherri, ho la tornado al 5, il cerbottaniere all'8, i barbari li potrei portare al 12 appena arrivo a 50.000 monete, e poi la sfera al 9 è molto buona, e lo stregone elettrico al 2, che mi piacerebbe portare al 3. Abbiamo anche un baule magico, ma oggi volevo fare da sfida leggendaria. Ovviamente prima della sfida leggendaria però ci andiamo a aprire il nostro baule magico. Scrivetemi sotto nei commenti se vi piacciono questi video su Clash Royale e se vi piace questa inquadratura. Purtroppo avevo provato a registrare già con l'emulatore sul computer, ma mi lagga, non mi fa bene la connessione, quindi ho fatto veramente schifo a giocare perché non mi andava bene la connessione. Quindi provo a giocare così dal cellulare e vediamo cosa ne pensate, cosa mi dite voi. Andiamo a aprire questo baule magico, vediamo un po' cosa contiene. Quindi 7 oggetti, 1200 d'oro, quindi buono, 2 cavalieri. Bello, 5 sgherri, alla grande si va, 20 lancieri, ok, 67 bombaroli, arrivate rare. Il cannone a rotelle, l'ho sbloccato, non l'avevo, una epica quindi già, abbiamo 25 rare e poi avremo penso altre due epiche, una o due epiche, sì, tre epiche addirittura. Il cucciolo di drago, che buono, che lo utilizzo, ce l'ho al 5, molto vicino a essere portato, molto vicino, a metà per essere portato al 6. Quindi abbiamo sbloccato questa nuova carta, il cannone a rotelle, molto interessante, l'ho visto usare quando c'era la sfida, il cannone a rotelle era veramente forte, però adesso andiamo a fare la sfida leggendaria dove avremmo come ricompensa finale un baule leggendario, sarebbe veramente toppissimo arrivarci, però penso sarà molto dura. La sfida leggendaria con un mazzo che io pensavo di fare con Golem e Nightwitch, che è veramente overpower come mazzo, quindi Golem e Nightwitch. Poi direi di mettere l'estrattore d'elisir, che è veramente utile. Poi potremmo andare a mettere il cucciolo di drago per fare un po' di danno ad area. Direi di mettere il Mega Sgherro, un altro volante che fa parecchio danno e che è molto buono. Quindi dov'è il Mega Sgherro? Poi direi di mettere la Fulmine, la Tornado. 4.9 è molto pesante come costo, ma abbiamo l'estrattore Elisir. E poi direi di mettere, anzi, usavano più i goblin in questo mazzo, quindi direi di mettere i goblin e forse la scarica più che la tornado per diminuire un pochino il prezzo. 4.4 non è poco, ma non è nemmeno troppo. Andiamo a provare questo mazzo, non so se è veramente giusto, ma ci proviamo. Quindi andiamo a dare l'ok e iniziare la sfida. Arrivare all'ultimo livello sarà difficile. Comunque la mia tattica è, se trovo qualcuno che mi batte veramente facilmente, allora mi copio il suo mazzo. Sì, sono un nabbo, però è giusto anche fare così. Quindi andiamo a vedere la prima sfida. Contro chi ci mette? Contro un certo Aidar. Aidar, ok. Mokka Indo, va buono. Abbiamo subito l'estrattore, lo mettiamo subito senza pensarci. Lui parte col boia. Va bene, potrei usare la fulmine, ma non ce n'è bisogno. Adesso sì, così gli levo sia la fornace che il boia, che un po' di danni alla torre. Qui, questo qui lo zappo più che volentieri. Qui mi. Ah, a parte è vero, qui non ho più la zappa al 12, quindi mi sa che mi prendo un bel po' di danni a torre. Ecco, mi ha fatto fuori la torre. Ottimo così, veramente ottimo così. Si inizia veramente male, e quel boia mi darà noia anche all'estrattore. Benissimo, abbiamo iniziato alla grande, devo dire. Cuccio di drago purtroppo l'ho dovuto mettere perché sennò prendevo troppi danni. Ok, va bene. Proviamo a ripartire con l'estrattore. Vediamo un pochino come funziona. Purtroppo questo mazzo all'inizio è dura. Veramente dura. Ho probabilmente sbagliato a usare la fornace, quindi adesso ho imparato. Quindi ci prendiamo questi danni. Ci stanno, ok. Adesso partiamo col golem, molto piano, molto piano. Vediamo cosa possiamo fare. Lui ha molte strutture, quindi ci potrebbe dare noia per quello. Però noi dalla nostra abbiamo un bel po' di roba in campo. Abbiamo la Nightwitch, abbiamo questi scheletrini che devono morire il prima possibile. Purtroppo
Purtroppo il golem è già morto e noi non siamo arrivati nemmeno a torre. Wow. Wow, veramente wow. Qui mettiamo i goblin dietro per evitare troppi danni dal barile. Ok, qui possiamo fermare abbastanza facilmente, credo. Nemmeno troppo, nemmeno troppo. Ok, dobbiamo provare tutto per tutto e provare un attacco da tre corone adesso. Ok, allora io direi di partire subito col golem qua. Mi tiro una bomba, adesso mi fa tantissimo danno, però io ho pronta la fulmine. Preferivo levare il boia, però anche lui dà noia. Quindi facciamo così. Oddio, non so se è andata meglio così. Non so se è andata meglio così, però adesso gli levo un po' di roba. Il boia è morto, che boia dà tanta noia. Va bene, dobbiamo salire, ragazzi, dobbiamo salire e mettere un altro, magari cucciolo di drago. Purtroppo non è... ha un bel mazzo lui, è un bel mazzo che ci counter abbastanza bene, però forse qui possiamo fare qualcosa con un'altra fulmine. Non basta, 11 secondi, purtroppo non possiamo fare molto altro. Vabbè, la posso anche cedere, tanto è inutile, non posso fare nient'altro. Ah, male, è andata male questa battaglia, però il mazzo non è male, il mio mazzo non è male. Forse devo cambiare la scarica. La scarica in effetti non ci è servita più di tanto, quindi io direi di mettere forse le frecce. Forse le frecce sono più utili, quindi proviamo con le frecce. Costa un in più, però le frecce fanno più danno, levano più, puliscono molto meglio l'area. Quindi andiamo avanti con la seconda battaglia. Vediamo un pochino quante riuscirò a vincerne. Se non ne vinco tante ci sarà solo un video. Spero però che ci saranno più video, magari un paio. Ok, qui un po' un problema, mettiamo goblin. Ok, va bene, non sono troppi danni. Qui un po' di frecce non gliele toglie nessuno. Va bene, dai, prendiamoci anche questi danni dallo stregone. Spero solo una botta, e invece no, sono due. Ok, vabbè, non abbiamo subito troppo, e comunque l'estrattore almeno questa volta è rimasto integro, quindi possiamo partire a breve con il nostro golem. Ok, guardiamo un pochino cosa contrattacca con un cannone messo anche abbastanza bene, però intanto noi aumentiamo il nostro elisir. Potrei anche mettere un altro estrattore, però non voglio, vorrei piuttosto levare quel boia con questa fulmine. Levo anche il cannone, il boia va giù con il colpo del cuccio di drago, con due colpi del cuccio di drago, e adesso so cavoli suoi. Sono veramente cavoli suoi. Io continuerei ad attaccare, perché questo mazzo quando parte è una cosa incredibile. Ok, fulmine tirata bene, ma quella Night Witch andrà a fare un bel po' di danni. Io adesso aspetto, metto un estrattore qui, tanto quello stregone andrà a morire grazie alla Night Witch e ai pipistrellini, che comunque andranno a fare un bel po' di danno alla torre principale. Potrei addirittura puntare direttamente alle tre. Ok, guardiamo un pochino cosa fa lui con questo gigante royale, neutralizzato abbastanza facilmente. Adesso aspettiamo, lui probabilmente tirerà un boia lì dietro, io invece tirerò un golem di qua. Ok, la torre centrale comunque un po' di danni li ha subiti. Io direi, senza saperne leggere né scrivere, di buttare qui una fulmine. Potevo tirare il cuccio di drago in effetti, non ci ho pensato. Tiro qui le frecce. Ah, peccato, pensavo di prevedere quegli scheletri, quegli sgarretti. Va bene. Comunque lui ha usato molto elisir per difendersi. Noi abbiamo anche l'estrattore della nostra, quindi possiamo continuare ad attaccare volendo. Ok, il nostro mega sgarro tornerà indietro. Va bene, comunque un po' di danni abbiamo fatti, non ne abbiamo subiti troppi. In teoria potrei ripartire qui, anche se mi ha messo quella tornado che mi andrà un pochino a dare noia. Quindi il mio golem andrà per le tre. Va bene così, va bene lo stesso. Noi continuiamo a mettere roba. Vabbè, partita comunque stravinta. Sale non può farci niente, 6 secondi. Proviamo a prendere anche la terza corona. Ce la facciamo alla grande con questo mazzo che è tanta roba. Le frecce molto meglio rispetto alla scarica, però dipende anche dai mazzi che ci troviamo contro. Quello di prima ci counterava al massimo, questo un pochino meno. Quindi prima vittoria, una vittoria e una sconfitta. Guardiamo un pochino come continuiamo.
Andiamo contro Julian, nostro Julian. Ok, abbiamo di nuovo l'estrattore all'inizio, quindi io direi di buttarlo subito. Va bene, va bene. Tanto quei goblin faranno il loro sporco lavoro. Bravissimi goblin che counterano alla grande l'ariete. Goblin, ragazzi, sono una carta molto sottovalutata, ma che è molto forte. Io parto piano, anzi no, piano. Parto con il mega sgherro qui. Purtroppo devo un po' sacrificare. Forse potevo evitare di mettere la Night Witch. Abbiamo subito un po' di danni, però abbiamo l'estrattore ancora integro. Lui ha sfruttato la palla di fuoco molto bene. Però si beccherà comunque un paio di colpi dal cucciolo, che adesso mi permetterà di andare a colpire con il golem. Qui andiamo a mettere i goblin. Mi prenderò molto probabilmente il colpo dell'ariete. Eh sì, decisamente. Prendo anche tutti i danni di quei barbari. E lui c'ha quel maledetto draghetto infernale che non ci voleva, veramente non ci voleva. Fortuna andava a prendere quel pipistrellino. Dai, dai, un pipistrellino è rimasto, magari farà un po' di danni. Me lo fa fuori con quello stregone. Ok, io direi di buttare qui il cucciolo di drago e poi andrò a mettere l'estrattore dall'altra parte, che devo prendere una supremazia qui di Elisir per forza, veramente per forza. Ok, lui fa di nuovo questa mossa che a me dà veramente noia, dà veramente fastidio, quindi andiamo a mettere il mega sgherro qui, ci prendiamo un'altra botta dall'altra parte, però stavolta i danni sono un po' meno, quindi va bene così. E adesso dobbiamo ripartire forte, forte, forte verso le tre corone, quindi golem e via. Quella torre deve andare giù, non è un problema, non è veramente un problema, sarebbe andata giù lo stesso. Quindi qui devo per forza usare la fulmine, speriamo di prendere anche il mini pack. Non l'ha preso, maledizione. Eccoci, sfera infuocata che è arrivata proprio quando non doveva arrivare. Quel maledetto cucciolo di drago non muore nemmeno a morire, non muore nemmeno a morire, scusate il gioco di parole. 600, non so se bastano. Non so se bastano, purtroppo mi sa di no. 229, non ce la facciamo. Speravo di farcela poi con le frecce a far girare il mazzo, ma purtroppo non ce la facciamo, come potete vedere. Maledizione. 131, bastava un'altra fulmine. Peccato, peccato. Cavolo ridi, ma cosa ti ridi, Julian? Veramente, Team German, crucco di merda, vai. Torna a casa tua. Quindi seconda sconfitta, purtroppo. Andiamo a donare una sfera LP e andiamo con la quarta partita. Speriamo di arrivare almeno a due vittorie, insomma. Peccato. È un mazzo che non ho mai provato, quindi era la prima volta. Ci sta. Non voglio danni gratuiti, quindi cioè drago va di là. Adesso sono pronto per mettere l'estrattore, tanto non abbiamo preso tanti danni. Quel boia non ci dà tanti problemi, tanto abbiamo il mega sgherro e lui non dovrebbe avere tantissime elisir. Quindi guardiamo un pochino se contrattacca. Se non contrattacca butto il mega sgherro, ok. Non ci sono problemi, goblin qui faranno il loro sporco lavoro. Me li ha zappati, bene, frecce, se no qui si muore, perfetto. Questo purtroppo me lo devo prendere. Me lo devo assolutamente prendere sti danni, peccato. Il minatore contro questo mazzo dà un po' noia, dà un po' fastidio. Però io proverei lo stesso a contrattaccare, perché lui non dovrebbe avere tante elisir, quindi non dovrebbe partire in rush. Va bene, va bene. Dai. Sono un po' di danni questi. Forse il cucciolo drago lo faceva meglio a buttarlo dietro. Però adesso abbiamo un golem, un cucciolo drago che mi sa che andrà avanti purtroppo. Abbiamo una strega notturna. Però quel boia maledetto mi sa che devo aspettare la fulmine. Purtroppo la fulmine arriva domani, arriva. Niente da fare, niente da fare. Anche questa, anche questo rush non è andato bene. Almeno l'esplosione del golem ce la siamo presi, però. Devo provare a buttare l'Elisir
Dai, prendimi goblin, buono, va bene più o meno. Dai, goblin, fate il vostro lavoro, ok. Ce l'ho fatta difendere quantomeno l'Elisir. Però adesso devo partire forte, eh. Ragazzi, devo partire forte. Il boy è andato di là, ottimo, veramente ottimo. Quindi qui cucciolo di drago e strega notturna, non me la toglie nessuno. Vabbè, il cimitero difensivo, questo è veramente abbastanza. Perché è in crisi, però il cimitero qui non mi dovrebbe dare troppo fastidio. Andiamo a... Madonna, ha fatto girare di nuovo il boia. Ma noi abbiamo la fulmine. Noi abbiamo la fulmine, vai cucciolo di drago. Prima che muoia tutto, ecco, è morto tutto. È morta la strega notturna, era quello che ci interessava per fare danni. Però noi abbiamo ancora per salire. Sì, va bene. Noi andiamo per le tre corone. Noi andiamo per le tre. Dai ragazzi. Se non mi fa niente. No, che culo, all'ultimo secondo. Incredibile, ero veramente in ansia lì a aspettare. All'ultimo secondo, veramente. Oddio, quanto c'hanno? 900 di vita. Buttiamo un golem qua. Qui dei goblin non li ho previsti molto bene. Il boia qui darà tanta noia. Dai, girati. Madonna, 200. 200, veramente. Dai fulmine, dai le frecce, dai l'esplosione, sì, ce la dovremmo fare. Dimmi di sì, grande golem, sì così. Andiamo a vincere la nostra seconda partita contro Nova Russia, andiamo, non so quanto sta durando sto video, ma va bene, andiamo a prenderci il nostro primo premio, è 1000, tutta sta fatica, ok, andiamo avanti, il mazzo non è male però... Purtroppo col minatore è dura tenere l'estrattore, quindi guardiamo un pochino. Direi di aspettare per vedere se fa qualcosa lui, butta... Potevo buttarlo di là l'estrattore in effetti. Ok, va bene. Frecce. Ok. Va bene. Quanti danni sono qui? Ma quanta roba c'ha? Ma che mazzo è? Ma dai, ma veramente? No, adesso mi butta giù anche l'Elisir. No, dai, ma che mazzo è? Ma è assurdo. Un mazzo velocissimo. Ma dai. E purtroppo devo partire con il golem per forza di cose, però a sinistra ovviamente. Ok, lui butta il golem di ghiaccio laggiù. Fa girare il mazzo, che tanto è un mazzo di merda. E ha già... La mongolfiera, potrei buttare effettivamente una fulmine che va a levarmi un po' di roba. Leviamo questi pipistrelli qui. Dimmi che ce la fate voi due, siete due torri. Vi siete beccati comunque una botta e il golem è andato giù. Cioè non ha niente, ha scheletri, pipistrelli, ma il golem è andato giù. Assurda, di nuovo sta cavolo di mongolfiera. E ci becchiamo anche un altro colpo probabilmente. Perché mi distrae il mega sgherro con quegli pipistrellini di merda. Vabbè, è un mazzo orribile, però funziona a quanto pare. Mi fa girare la mongolfiera a 3000. Non ci posso fare niente. Devo andare per forza nell'overtime con tanto elisir in più. Veramente tanto elisir in più. Spero non mi butti la mongolfiera su quel coso, quell'estrattore. Va bene, l'ha buttata di qua. Ok, ci sta. Quello che mi interessa è buttare giù la roba. Poi tanto qui la torre era andata giù lo stesso, quindi non è certo un problema. Magari non prendiamoci troppi colpi. Ok, un altro colpo ce lo siamo preso. Il cucciolo di drago va dove cavolo gli pare a lui. Ottimo. Dai, è impossibile, è veramente impossibile. Butto un altro golem, non mi interessa. Non mi interessa per niente. Oh, voglio vedere come ti difendi, eh. Voglio vedere come ti difendi se ti spono roba su roba. Vai. 15 secondi. Non ce la faccio, non ce la faccio. Per il tempo, perché questo era un
È un rush da tre corone. Era un rush da tre corone questo. Guardate, ce l'ho fatta prendere nemmeno una. Sì, una, però qui andava dritto e andavo sulle tre corone. Spider-Man qui mi ha fregato con questo suo mazzo veramente orribile. Bene, bellissimo, no, bellissimo, mazzo veramente bellissimo. Andiamo a aprirci questo baule che non conterrà niente. Probabilmente lo riproverò, 1200 di oro, va bene, 5 barbari scelti, 2 fornaci e 18 goblin. Cioè, ditemi voi se questo è un mazzo, pipistrelli, scheletri da 1, spirito del ghiaccio, golem del ghiaccio, cioè tutto che costa 1-2, poi la mongolfiera, la tornado e lo stregone di ghiaccio a rallentare. Cioè, praticamente lui puntava a fare una corona e poi a rallentare l'azione per non... per evitare di perdere una torre. Vabbè, è andato come è andata. Però comunque il mio era più un tentativo per vedere se vi piacciono i video su Clash Royale. Magari vi posso portare un video dove provo a scalare con questo mazzo, con altri mazzi che magari mi consiglierete voi, oppure fare magari delle challenge con Ricky, visto che entrambi ci giochiamo. Insomma, commentate se vi piace l'idea, se volete vedere delle challenge o piuttosto vedere delle scalate. Vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace per supportare questi video di Clash Royale e vi ricordo, come sempre, be yourself, stay in.